Grazie. Allora, tanto buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui. Mi piacerebbe farvi vedere effetti speciali con colori ultra vivaci, ma l'hanno già fatti vedere. Io utilizzo, diciamo, Blender da relativamente poco tempo. E, allora, rapidamente, allora, io sono un architetto come tanti qui, a tempo perso ci mettiamo a giocare con Blender. E, allora, il mio percorso di formazione parte con, diciamo, con la laurea nel 2002, finisco con un dottorato di ricerca nel 2012, vado veloce perché abbiamo poco tempo. Ho avuto un'attività didattica dal 2009 al 2012, non so perché si spostano le... Spero che non abbiano problemi dopo, perché... diciamo che ho un'esperienza da vedere che parte da delle collaborazioni in importanti studi di architettura, poi dopo all'interno del Comune di Roma ho avuto un'esperienza lavorativa e dopodiché ho cominciato a lavorare come libero professionista in collaborazioni varie. Allora, tra, diciamo, le collaborazioni che ho fatto sono quelle dello studio di Fuxas, dove ho lavorato a quei progetti lì, dello studio BDR per la stazione di Multina, Giampaolo Imbrighi per il padiglione di Shanghai 2010, la questura di Sassari, e poi ho due lavori che ho messo lì di mio, tra i vari che ho fatto. Perché vi metto queste diapositive? Perché nello specifico in questi lavori frequentemente mi sono trovato a lavorare più che altro su modelli fisici, non modelli virtuali. E è stata un'esperienza molto divertente, mi ha fatto conoscere parecchie persone e anche mi ha dato parecchi input, nel senso che lavorare con dei modelli fisici, non virtuali, quindi, oltre a stimolare la progettazione, ti pone proprio davanti a determinati problemi di tipo costruttivo, che sono dei problemi che in qualche modo adesso andremo anche ad affrontare nella presentazione che vi faccio vedere. Architettura e invenzione della proprietà industriale, tendenzialmente è il tema della, diciamo, dell'argomento in cui adesso, di cui vi parlerò oggi, vi mostrerò il perché ho utilizzato poi Blender e perché lo trovo utile in questo ambito. Allora, un piccolo aneddoto, ho sentito, se non mi sbaglio, qualcuno che è di Firenze, comunque sia toscano qui, l'ho sentito prima. Allora, il piccolo aneddoto è questo qui. Allora, nel 1420-1436 Brunelleschi costruiva la cupola del Duomo. Il problema è qual era? Che la merce viaggiava sull'Arno. E viaggiavano trasportandole su delle barche che o andavano a remi o le spostavano con delle pertiche, e questo qui creava parecchi problemi di tipo logistico, nel senso che erano lenti e erano legati spesso agli eventi atmosferici. Questo che cosa comportò? Che Brunelleschi a un certo punto si trovò nella condizione di dover affrontare il problema delle multe, cioè se non si finivano i lavori in un determinato tempo si pagavano multe, erano anche salate. Lui davanti a questo problema cominciò a studiare delle soluzioni. Qual è quella soluzione di Brunelleschi? Quella. Lui inventò una barca, una chiatta, che era mossa attraverso il vento, muoveva delle pali, quindi attraverso l'energia meccanica questa barca si muoveva sull'Arno. Questo riduceva moltissimo i tempi di trasporto. E quindi lui chiese poi, dopo avergli dato questo, la concessione per l'utilizzo esclusivo di questa chiatta, che gli viene concessa per un periodo di 3 anni, e questo qui è il primo brevetto che tendenzialmente viene riconosciuto nella storia. Non che non ci fossero state invenzioni prima, però questa è stata la prima, diciamo così, registrata. Quindi questo per dire che cos'è un brevetto? Non si aggiunge quasi niente, sarà difficile. Allora, il brevetto sostanzialmente è un titolo in virtù del quale una persona usufruisce dell'utilizzo esclusivo di un oggetto, di un bene, quindi non è un titolo di proprietà. Però si dice a una persona, questa cosa la puoi utilizzare, produrre, realizzare solamente tu, per un periodo di tempo variabile. Che cosa, diciamo, protegge il brevetto? Il brevetto protegge o l'invenzione o il modello di utilità. L'invenzione è appunto una soluzione nuova, originale, un problema tecnico, quello che realizzò Brunelleschi, e deve avere 3 requisiti fondamentali per essere brevettata. Uno è la novità, uno è l'attività inventiva e l'altro è l'industrialità. Un'altra cosa che si può, diciamo, invece brevettare, quindi proteggere con un brevetto, è il modello di utilità, che sostanzialmente è un qualche cosa che si potrebbe aggiungere all'invenzione. Ok?
Ok. Perché è andato un po' in ritardo. Torno un attimo indietro. Si sovrappongono. Comunque sia, quello che vi dicevo prima, le tempistiche, diciamo, per il quale vengono tutelate queste sia le invenzioni che le modalità sono diverse. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni attraverso varie... si brevetta per 5 anni e poi dopo ci sono possibilità di reiterare, diciamo, il brevetto fino a un massimo di 20 anni. Il modello di tratto invece ha una durata di 10 anni. C'è poi un'altra forma di tutela, che è la registrazione, invece, che invece tutela altre cose, disegni e modelli o marchi. Disegni e modelli praticamente si registra un qualche cosa sotto l'aspetto estetico. Il marchio non ve lo spiego, anche se ci sono vari marchi, però cioè, registro il marchio della Coca-Cola e questa è una forma di registrazione. Entrambe si possono proteggere per un massimo di 25 anni. Che cosa, come si cosa deve contenere una domanda? Sono simili, diciamo, i contenuti. Tendenzialmente devono avere un titolo, il Badalone in quel caso di Brunelleschi, un riassunto di quello che si brevetta, la descrizione di quello che si brevetta, delle rivendicazioni che specificano proprio il contenuto di ciò che si va a brevettare, i disegni che sono la parte che ci interesserà oggi, e poi ovviamente il versamento, perché altrimenti il brevetto non te lo rilasciano. Si possono avere tre classi di brevetto, di registrazione a seconda se si registra in Italia, in Europa o a livello internazionale. Ovviamente i costi vanno di conseguenza. Quali sono i vantaggi di un brevetto e di una registrazione? Possono essere tipo competitivo, quindi c'è un indice di qualità aziendale. Se una persona viene a parlare con me a fronte di determinati brevetti, posso immaginare che questa persona è una persona che investe molto in ricerca e sviluppo e quindi, diciamo, la mia credibilità nei confronti di questa persona aumenta. L'accesso a nuovi mercati, perché si possono concedere a terzi le licenze del brevetto. E poi maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari per quello che ci siamo detti prima. Ovviamente sarei più propenso a dare un contributo a una persona a fronte di un qualche cosa di concreto e protetto che non a una persona che mi propone un'idea e finisce lì. E poi ci sono dei vantaggi di tipo economico invece, che sono i profitti supplementari appunto in relazione alla concessione delle licenze e per esempio dei profitti proprio su quello che diciamo prima, sulla possibilità di concedere licenze o poi scambiarle con qualcun altro. Quindi il brevetto contribuisce all'arricchimento dell'azienda, oltre che a rafforzare la sua posizione sul mercato. Allora, veniamo a noi, che ha fatto il pistolotto. Perché utilizzare Blender in questo ambito? O perché quantomeno mi sono dato ad utilizzarlo io in questo ambito? Quindi un modo, diciamo che non so, forse è nuovo per qualcuno, utilizzare Blender non nell'ambito dell'animazione, della modellazione, ma per la redazione di un brevetto. Allora, lo dicevamo forse prima, innanzitutto è open source. Io penso che qualsiasi persona, insomma, quando si dice questa cosa è gratis, insomma, già alza le orecchie. Dopodiché supporta l'intera pipeline 3D e 2D, quindi per tutte le necessità che adesso vi farò vedere, tendenzialmente si possono fare tutte all'interno di Blender. Una cosa che trovo particolarmente importante, invece questo ve ne parlerà da quello che ho visto poi dopo Francesco, è la possibilità di utilizzare una add-on che è Blender Beam, che dà delle possibilità interessanti. Vi farò vedere adesso come le utilizzate, come le utilizzate io insieme a due collaboratori, e di questo poi Alessandro. C'è la possibilità di prototizzare il progetto attraverso ulteriori add-on interni e quindi realizzare stampe e altri modelli tridimensionali. Allora vediamo a caso pratico. Allora, la mia attività, diciamo, brevettuale inventiva è cominciata nel 2010, dove ho brevettato una cellula polifunzionale che è stata poi dopo selezionata tra le innovazioni italiane e presentata al padiglione italiano appunto di Shanghai, dove ho collaborato per la progettazione oltretutto, nell'ambito di quella manifestazione che è Italia degli innovatori. Il penultimo, che è l'ultimo che vi volevo portare, non avendo ancora avuto il brevetto, oggi non l'ho potuto portare, è un sistema costruttivo a pannelli intelaiati in legno, che è del 2020 e che poi è stato presentato dalla stampa e dalla rivista specifica dell'Ordine degli Architetti di Roma. È un sistema particolare perché è un sistema
come si dice, diciamo, nell'ambito delle costruzioni, a tutto legno, quindi non ha giunzioni metalliche, ma lavora per incastri. Adesso non vi tedierò con tutta la questione tecnica dei problemi del ferro e del legno, però insomma quello lì è incastro, quindi tutto quanto si regge attraverso forza d'attrito. E quindi diciamo che le geometrie, poi dopo che vanno a regolare le connessioni, lo studio di queste geometrie assume un ruolo importante nell'ambito della diciamo, funzione statica dell'intera struttura. Allora, il primo modello l'ho realizzato con AutoCAD nel 2010. Cosa mi ha dato? Il modello 3D CAD, basta. Quindi non potevo farci nient'altro. Il secondo l'ho realizzato con Rhinoceros. Avevo cominciato ad avere un po' più di possibilità, quindi oltre al modello 3D, ho possibilità di verificare i materiali e abbozzare dei render basici. Dopodiché, alcune questioni ho cominciato a implementare su Blender, quindi la possibilità di avere un modello 2D e 3D, dare comunque sia dei materiali e di rendere anche in maniera più veloce, e poi avere possibilità di progettazione generativa, quindi algoritmica, definire degli oggetti parametrici attraverso lo standard AFC, che è quello che lavora nell'ambito BIM, e poi dopo appunto prototipizzare il progetto, quindi avere un controllo totale sul prodotto finale. Quindi un grande vantaggio, secondo me, lavorare tutto all'interno dello stesso programma, perché c'è la possibilità, c'era, però bisognava girare da un programma all'altro. Allora, i programmi che, diciamo, secondo me sono utili e ti ho utilizzato in questo progetto. Allora, SvetShock è un programma, non ho ancora ben capito la differenza tra SvetShock e Geometry Nodes, però diciamo così, è un programma algoritmico. Attraverso gli algoritmi si definisce una serie di geometrie e poi si ha la possibilità di gestirle a proprio piacimento. L'importante è che ci deve essere, diciamo, alla base una pianificazione, perché diciamo che tutto deve essere studiato prima. Blender BIM, ve lo accenno, ve lo parlerà dopo Francesco, è importante però perché ci dà delle opportunità in ambito alla generazione di alcuni codici e alla possibilità di condividere poi dopo queste informazioni in maniera univoca con, diciamo, anche altri professionisti, ad esempio per la verifica strutturale del progetto che vi stavo facendo vedere. Poi l'ultimo invece è Meteorite Arc, è interessante perché mi dà la possibilità di visualizzare direttamente lo stile di disegno che poi viene utilizzato nell'ambito della redazione dei disegni che si presentano per la richiesta della domanda di brevetto. Adesso lo faccio vedere. Allora, questo è quello che dicevo prima. SvetShock definisce un algoritmo iniziale e da quell'algoritmo io posso tirare fuori tutte le varianti che voglio. Quindi lo trovo utilissimo. C'era l'animazione, ma non è partita, quindi Andrea, siamo in due. Siamo in due. Ok, poi farò prima, quindi farò prima, meglio così, come dicevi. Esatto. Comunque, allora, questa qui è una slide che ha fatto vedere perché appunto attraverso la strutturazione sia del lavoro che dell'algoritmo, poi si ha la possibilità di definire sia il livello di controllo statico che di conformazione architettonica, poi dopo tutte le possibilità di modifica che si vogliono, che si possono effettuare su un prodotto. Quindi controllare partendo da, diciamo, un sistema a telaio, che solitamente è un sistema abbastanza regolare, cioè piano, anche se tridimensionale, piano, realizzare forme complesse fino ad arrivare alla realizzazione di una cupola. Il Blender BIM invece, ecco, vi dico perché secondo me è importante nel mio caso, poi ci sono anche altre questioni, però attraverso il BIM è possibile assegnare ad ogni elemento un codice univoco, che è l'IS code, che oltretutto è possibile, diciamo, associare a un QR code. Adesso nell'ottica di questo progetto qui, questo che cosa ha permesso di fare? Ha permesso di creare una gerarchia di elementi, partendo dai più piccoli, vanno a costituire poi un elemento di secondo livello, in buona sostanza, che va a costituire un elemento di terzo livello che poi dopo viene utilizzato nella costruzione dell'edificio. Questo è importante perché oltre a identificare l'oggetto in ambito di logistica, cioè so dove è stoccato quell'oggetto,
mi dà anche la possibilità in ambito manutentivo di capire che quell'oggetto va manutenuto in un certo modo, ma oggetto non parlo di tutta l'asta, parlo proprio della parte anche, diciamo, costitutiva, la parte iniziale. Va manutenuto in un certo oggetto e deperisce in un certo tempo, quindi agisco direttamente con quel codice su quel singolo oggetto. Questa invece, c'era l'animazione pure qui, ma che lo fa? Comunque sia, la questione era che nell'ambito della domanda di brevetto c'è da definire, come vi dicevo prima, dei disegni che descrivano il trovato. Questo qui, questo add-on, mi dà la possibilità di visualizzarlo direttamente nella finestra di Blender e di stamparlo direttamente da lì. Oltretutto, nell'inserimento dei testi, io ho la possibilità di gestire il test e di visualizzarlo, diciamo, a seconda di come giro la camera. Quindi non ho necessità poi dopo di fare una reimpaginazione su altri software, lo faccio direttamente lì dentro. E questo lo trovo un grandissimo vantaggio, oltre che anche carino. Poi posso definire lo spessore delle linee, ovviamente, i colori, si possono definire varie cose. Ecco, questo si sovrapponeva al video, però era per dire appunto che dal video poi si passava alla visualizzazione di quella slide lì. Il passo successivo che è possibile fare con Blender con ulteriori add-on è la prototipizzazione, quindi l'utilizzo di Blender Cam per il controllo delle macchine numeriche, di 3D Printing Toolbox, ve ne parlerà Tavo Alessandro, per la stampa bidimensionale, e di una commissione tra l'Outline 2SVG e l'SVG Nest per, diciamo, il nesting e la prototipizzazione utilizzando macchine a taglio laser. Quindi, con l'Outline il file, diciamo, è stato trasferito prima nell'SVG, è stato sviluppato un file SVG, trasferito da una macchina a taglio numerico e poi dopo è stato possibile realizzare un mockup di studio, perché è una parte importante nella realizzazione di un progetto finalizzato a brevetto, è capire anche se quella cosa è fattibile, come è fattibile. Ecco perché vi parlavo dell'importanza di realizzazione fisica dei modelli, non solo virtuale. Anche perché tante questioni proprio di carattere costruttivo il computer non le, cioè per la mia esperienza, non le presenta. Laddove ci sono oggetti che vanno realizzati in 3D, ad esempio questo qui, questo nodo, questo è un doppio disco di serraggio, quello con, diciamo, bidimensionalmente non è fattibile. E quindi si può ricorrere a tecniche diverse e quindi alla stampa tridimensionale. E poi c'è il CAM, praticamente, che gestisce la macchina a controllo numerico, da cui è possibile poi dopo tirar fuori anche dei prototipi in scala 1-1, volendo. Ovviamente quello non è stato fatto con il Blender CAM, perché ci sono dei software che ogni casa utilizza nello specifico per la reazione dei modelli reali. Però, volendo fare un prototipo a scala più bassa, insomma, è possibile utilizzarlo. Quindi, per dirvi perché è utile Blender, perché mi permette di passare l'implementazione del progetto attraverso il brevetto fino ad arrivare al prototipo e quindi alla promozione. Quella promozione di quell'oggetto lì, di quella base a scala 1-1, è stata fatta recentemente a Tor Vergata nell'aprile del 2023. E spero di essere stato breve, però insomma